un progetto di integrazione di questi Rom, cercando di trovare loro una fuoriuscita dalla logica dei campi e una sistemazione all'interno di un ambiente diverso, che sia un'abitazione o un ambiente in ogni caso che non sia di carattere illegale e abusivo. Noi questa mattina con Don Francesco Riccio siamo stati in uno dei campi di Giugliano, quello forse nelle condizioni peggiori, che è il campo di Via Carrafiello, che è un insediamento nato a seguito dello sgombro del cosiddetto Fosso, che era un altro campo che era sempre in zona circonvallazione esterna, e che è nato anche quello, il Fosso, da uno sgombro del campo che era a ridosso della zona Asi di Giugliano, ancor prima dello sgombro appunto del campo del Fosso. Insomma, sgombro dopo sgombro, questi Rom sono andati a finire lì a Via Carrafiello. Vediamo in che condizioni sono. Via Carrafiello. Allora, Don Francesco, questo è il campo. Qui inizia il campo, qui c'è un primo insediamento dove ci sono due famiglie, quindi come li vediamo, adesso abbiamo quello, quindi abbiamo anche le quadre del bambino, guardi che condizioni vengono. Questa è la prima. Proviamo a dire che non è un campo, perché questo non ha niente di campo, i campi sono molto diversi, sono molto organizzati. Questa è la prima parte di questo insediamento, letteralmente sulla strada, qui abita un primo gruppo di persone. Ciao, sto bene, tu come stai? Tutto bene? Ciao ciao. Ciao, Piove un po' oggi, eh? Ciao ciao. Questi sono i bagni che loro hanno. loro qua vanno in bagno. Loro qua vanno in bagno. Questi sono bagni che non vengono puliti, non vengono sistemati. O poi chissà chi ha scaricato tutta questa roba, perché sicuramente non lo scaricano loro, eh. Poi vedi la banca a destra, vedi la situazione limita qual è. Questi invece sono gli altri bagni. Ci sono gli altri bagni. Quello è un bambino che sta là. Vabbè, qua se entrassimo qui dentro, qui c'è una signora che c'ha 3 o 4 bambini, ma hanno tutti, hanno meno da 4 anni a 0 mesi. Perché c'erano poi tutti questi frigo Ma questa è una scaricati? cosa, per esempio, che se venivi qualche giorno fa non c'erano, mo avranno fatto qualche. Questi sono altri bagni invece che sono stati fatti da loro, diciamo, a mano, Sì. dove logicamente vanno gli abitanti del campo. Mamma mia, come puzza di bruciato. Vedi che le strade vanno qua, è la zona dove depositano i rifiuti, vero Don Francesco? La gente arriva qua da dietro, ci sono strade interne, la gente arriva, deposita, poi indubbiamente questi che fanno? Trovano sta roba e fanno la differenziata loro, no? Provano a portare fuori rame, tutto quello che gli serve, e poi devono bruciare, perché poi per estrarre il rame a volte poi devono bruciare. Ma queste sono tutte strade interne dove la gente, cioè, ci rendiamo conto, no? Se qui arrivassero loro con i loro camion a sversare questa roba, è impossibile, non ce l'hanno, non hanno neanche i mezzi, no? Per scaricare tutta questa roba. Qua dove siamo, Don Francesco? Questa è dove abita Nuria, la persona, insomma, abbiamo imparato a conoscere un po' di più. In questo camper Nuria ha un ragazzo diversamente abile e lui normalmente passa le sue giornate qui dentro, perché non si può muovere più di tanto. Poi, come vedi, loro, no, sono anche abbastanza un po' divisi di una famiglia dall'altra, e questa è la famiglia di Nuria, che poi è questa famiglia che volevamo iniziare a sistemare con il progetto Abramo, il primo lotto di famiglia. Sono circa 35 persone. E si poteva pensare alla possibilità di fare un housing sociale, cioè un piccolo appezzamento di terreno confiscato alla Camorra oppure in proprietà del comune, e lì mettere queste case, queste piccole case, no, semplici, fatte a prefabbricato, e iniziare con loro questo percorso di superamento del campo, permettendo così ai bambini di andare a scuola, di avere una residenza. Andiamo a vedere come Intanto vivono, sono andiamo a anni dire. che però loro vivono così. Adesso ci sono, allora, questa è una baracca che loro hanno per
qua cucinano, questa è la loro cucina, e qua invece è dove loro abitano. Si sono costruiti la scala. Qua ci sono i nuovi arrivi di questa famiglia, ci vedi? Sono i bambini. Lei allora è la piccola Ginevra che tutti abbiamo. Ginevra, vieni qua, Francesca, vieni. Ginevra l'abbiamo imparata a conoscere tutti perché è nata 4 anni fa, quella famosa bambina è nata durante... Ciao Ginevra, vieni. Ciao Ginevra. Di voi qualcuno è andato a scuola? Vai. Allora, proviamo a mettere un po' d'ordine. Assessore Morcone, si stava provando a dare una sistemazione diversa a questi Rom. Dico provando perché purtroppo questo percorso pare per ora non abbia raggiunto grossi risultati. Noi abbiamo finanziato un progetto che si chiama Bramo, un progetto che è affidato al Comune di Giugliano e a una serie di associazioni che facevano parte evidentemente del progetto, avrebbe dovuto trovare delle soluzioni abitative dignitose per queste persone. Il progetto, come dicevo, ammonta a circa 900.000 euro. Credo che non si siano messi d'accordo su nulla e che praticamente i soldi sono tutti lì. È una vecchia questione. Ora, i Rom sono un problema particolarmente complesso, io di questo mi rendo conto. E sono vittime anche di pregiudizi, oltre che di un modo di vivere diverso dal nostro. La buona notizia, se vogliamo proprio trovare una buona notizia, è che almeno la scuola di Scampia si è resa disponibile ad accogliere nuovamente i bambini per naturalmente un percorso di formazione e di istruzione. E allora abbiamo anche cercato di rimodulare il progetto per consentire a questi bambini di andare a scuola in questa scuola di Scampia, non mi ricordo il nome, comunque è una preside che è molto molto impegnata nel sociale. Naturalmente è solo un primo passo, perché l'idea originaria che con il prefetto avevamo messo in campo era quella che ogni provincia campana prendesse diciamo qualche numero di questo campo di Carafiello. Chiaramente le famiglie... I Rom in Campania adesso che sono nelle stesse condizioni di quelle di via Carafiello e che hanno assolutamente bisogno di un'alternativa rispetto alle condizioni in cui vivono. Ma parliamo di 500.000 persone, non di più, insomma, 500.000 persone forse sono anche un numero grande. Alcuni hanno provato a realizzare una propria autonomia in alcune strutture, proprio anche nel comune di Giugliano. I campi non si possono fare più, non si devono fare più, perché la strategia europea prevede che i campi siano superati dal vivere naturalmente in normali abitazioni. Il problema vero è che sono famiglie allargate, cioè non sposti padre, madre e due bambini, devi spostare padre, madre, due bambini, i nonni, gli zii, i parenti, perché la loro abitudine è vivere in comunità e quindi loro hanno bisogno di essere insieme al loro gruppo, alla loro famiglia che normalmente conta 25-30 persone. Si erano trovate delle soluzioni anche in provincia di Salerno, non so perché è rimasta ferma questa ipotesi, come anche il sindaco di Giugliano si era impegnato a fare come dire, qualcosa di paritetico, a trovare una soluzione per altre 25-30 persone all'interno del territorio di Giugliano. Fino adesso credo che tutto questo non sia avvenuto. Allora, assessore Trapanese, lei ha avuto ultimamente un incontro proprio sulla questione scolastica come assessore alle politiche sociali, anche perché anche il Comune di Napoli, oltre a quello di Giugliano, ospita vari campi Rom, tra l'altro quello più famoso è un po' quello di Scampia, che è uno dei più grandi della provincia di Napoli. Che prospettive sono state tracciate? Allora, innanzitutto io ci tengo a dire che sono in sintonia con l'assessore Morcone, come sempre, perché ha tracciato un'idea della realtà, della situazione in cui vivono i cittadini
E quindi questo è importante che ci sia una consapevolezza che l'amministrazione comunale e quella regionale collaborano e lavorano insieme in piena sintonia rispetto a dei temi faticosi. La situazione dei campi Rom di Scampia è diversa da quella che abbiamo visto, ma pressoché comunque al limite. Noi stiamo iniziando a lavorare con l'assessore Striano, che è l'assessore alla scuola, per il recupero scolastico, con una serie di associazioni che lavorano sul territorio. Dobbiamo però dirci delle verità. A volte la scuola, è vero che la scuola di Scampia è molto accogliente ed è molto predisposta all'accoglienza, però ci sono scuole dove non vanno a, diciamo, a reintegrare quei numeri di presa in carico di bambini Rom, e cioè a capire se quei bambini veramente ci vanno o non ci vanno. Stiamo facendo un lavoro molto più dettagliato, perché i bambini hanno diritto ad andare a scuola e la scuola li deve accogliere, al di là di quella scuola di Scampia che non può essere il solo punto di riferimento, ma devono essere distribuiti sul territorio. Stiamo immaginando con l'assessore Lieto e anche con l'assessore Mancuso, per quanto riguarda la parte della discarica, ma l'emergenza abitativa, come diceva il nostro assessore regionale, i campi Rom non sono più la risposta e questa amministrazione non vuole reiterare i campi Rom, ma stiamo cercando di capire come possiamo usare beni del nostro patrimonio comunale, ma anche beni confiscati, per immaginare un'abitazione a macchia di leopardo su tutto il territorio cittadino, partendo anche da quel presupposto che giustamente diceva l'assessore Morcone, di immaginare una serie di clan familiari dove trovare dei beni vicini e cercare di mantenere una serie di organizzazioni familiari, perché quello è un problema. Loro hanno bisogno di stare insieme, ma noi abbiamo bisogno di distribuirli sul territorio, perché i campi Rom non ci appartengono più. E fondamentalmente abbiamo bisogno di creare delle strutture che siano delle residenze che siano integrate nei condomini. Lo faremo anche grazie a un recupero di circa 8 milioni di euro che con il prefetto noi stiamo cercando di recuperare fondi che la vecchia amministrazione non era riuscita ad utilizzare, proprio per dare valore a questa emergenza abitativa, ma in una maniera completamente diversa, come ci impone l'Unione Europea. Assessore, io so che lei deve andare, però Io ho io vorrei giunta. sfruttare la sua presenza per dare anche un'indicazione. Lei, diciamo, della diversità ha fatto una scelta di vita e che cosa rispondiamo a quei telespettatori che stanno anche commentando tutta questa nostra diretta e dicono: voi non pensate agli italiani, pensate ai Rom. No, i Rom sono italiani. Sono cittadini che vivono sul nostro territorio di terza generazione, ci sono bambini che sono nati nelle nostre amministrazioni, nei nostri comuni, ci sono persone che stanno qui da 30 anni, non è mai stata fatta una politica di vera inclusione, abbiamo perso una marea di soldi, le vecchie amministrazioni, ma molto vecchie, non solo quella precedente a noi. Quindi noi dobbiamo, non dobbiamo partire dal presupposto che togliamo ai cittadini italiani per dare Rom, ma ci sono fondi indirizzati per quel tipo di necessità, altri fondi indirizzati per altre necessità, e dobbiamo fare una politica di inclusione dove ognuno deve avere il rispetto del diritto dell'altro. Quindi i Rom per noi sono cittadini italiani e vanno integrati. Allora, Assessore Morcone, io le vorrei fare una domanda molto provocatoria e facendo un parallelo, tra l'altro, davvero indecente, perciò la premessa è d'obbligo. Però a me sembra un po' come quando, diciamo, in Italia abbiamo chiuso le famose case chiuse con la legge Merlin e poi ci troviamo la circonvallazione esterna che è piena di signorine che passeggiano allegramente. Nel senso che noi diciamo no ai campi Rom. Però poi la realtà dei fatti è che abbiamo delle situazioni ancora peggiori per i Rom di vita, perché almeno nei campi quelli organizzati hanno il minimo per una sussistenza civile, invece negli insediamenti abusivi come quello di Via Carrafiello, cioè noi abbiamo visto dove queste persone vanno in bagno. Non so se la regia mi riesce a far vedere un'altra volta
la parte in cui io mostro i bagni di fortuna che loro hanno. Cioè, questi sono i bagni, cioè dei bambini, dei minori vanno nei bagni, in questi bagni, vivono, diciamo, in questo stato. Allora la mia domanda è molto semplice, non è che superando la logica dei campi però passiamo dalla padella alla brace? Allora, intanto fatemi scusare per una stupidaggine che ho detto prima, perché poi ripensandoci evidentemente era sovrappensiero. I rom in Italia in tutto non superano le 100-110 mila persone, in Campania in particolare saranno 1000, saranno 800, a Carafiello sono 400-500 persone, non di più. Quindi sono numeri gestibilissimi per un paese civile che volesse realmente impegnarsi a trovare una soluzione a questo che è un problema complicato, perché è un problema complicato. È giusto, e io mi riconosco assolutamente nella strategia europea che non vuole nuovi campi, perché non è quello il modo per garantire un futuro dignitoso a queste persone. È vero invece quello che diceva Trapanese, che sono quasi tutti cittadini italiani, perché sono arrivati qui con la guerra, dopo le guerre nei Balcani, quindi sono arrivati praticamente alla fine, prima dell'inizio, diciamo, del 2000, sono arrivati con le guerre nei Balcani, quindi 97, 96, 98, quegli anni lì. I loro figli sono cittadini italiani e lo sono perché sono iscritti all'anagrafe, avevano anche le carte d'identità. Poi le anagrafi fanno strane operazioni, per cui per un certo periodo danno. Di questo ne parliamo subito dopo. No, parliamone, perché queste cose vanno dette. No, no, è proprio l'oggetto della seconda parte della trasmissione, assessore. Però io ho esatto. Don Francesco qui in studio, che lei conosce. Allora, Don Francesco, voi come Chiesa vi eravate presi l'impegno di cercare di portare avanti questo progetto Abramo, cioè di iniziare a mettere nelle case alcuni rom. Tra l'altro lei ci aveva provato anche con, tu ci avevi provato anche con una famiglia che era stata proprio ospitata qua a Giugliano, da là era nata l'idea che se una famiglia ce la può fare, forse ce la possono fare tutti. Però la situazione ad oggi è invece di una sconfitta di questo progetto Abramo. No, ma io innanzitutto ringrazio che questa mattina siamo collegati con due amici che abbiamo una visione condivisa di quella che è la questione rom. Noi quando parliamo di Carrafiello non possiamo parlare della situazione rom in Campania, perché Carrafiello, come hanno rivisto anche i nostri telespettatori, è una questione tutta a parte. E per Carrafiello, come diceva giustamente l'assessore Morcone, c'è un budget che è abbastanza anche considerevole, è di 900.000 euro per superare quella condizione, non un campo, per superare quella condizione. Adesso indubbiamente Abramo, nella sua perfezione, per superare quella condizione, oltre a vari step che dalle associazioni sono stati fatti, noi li abbiamo tutti censiti. Chiariamo bene questo punto. Allora, ci sono dei soldi che non possono essere spesi in un altro modo, perché sennò arrivano i soliti commenti razzisti, voi pensate ai rom e non pensate agli italiani. Poi la spiegheremo un giorno la storia dei rom. In Italia ci siamo disabituati al fatto che ci possono essere varie etnie che allo stesso modo però fanno parte di una nazione. I rom sono italiani ma non, diciamo, hanno il nostro stesso ceppo etnico. Se andate in altre nazioni del mondo ci sono tantissime nazioni dove convivono più etnie. Noi alla diversità ci siamo un po' disabituati. Però spieghiamo questa cosa, che ci sono dei soldi stanziati proprio per il campo di Via Carrafiello, che sono dei soldi che venivano dall'ex progetto dell'ecovillaggio, quando la regione voleva costruire un campo attrezzato, fu prima detto sì da Pozziello, poi fu detto no, perciò Giuliano perse questa occasione, e sono rimasti lì quei soldi che si è pensato di sfruttarli per l'housing sociale, cioè per dare delle case a questi rom. Allora, il progetto Abramo, che è pensato nella perfezione, perché quando l'altro giorno anche con Luca Trapanese eravamo lì a Scampia, abbiamo capito che questo progetto Abramo non è che, come tutti lo raccontano, proprio la cosa peggiore che si poteva pensare, cioè è quel progetto capace, insomma, di metterci dentro tutti i regolamenti possibili e immaginabili e di pensare a un superamento. Allora che cosa non ha funzionato? Questo forse a Brescia.
Perché qua il problema è che non riguarda solo la questione Rom, il rallentamento continuo. Adesso, l'ultima volta, anche con l'assessore Morcone, noi ci siamo visti a luglio al comune di Giugliano, dopo aver incontrato anche i prefetti in una call, va bene, l'ultima cosa ci eravamo detti che, visto che c'era una difficoltà oggettiva, no, nel trovare abitazioni, case, condomini, per mettere insieme anche più persone, perché logisticamente non ci riuscivamo un poco, proprio l'assessore Morcone iniziò a pensare alla possibilità delle housing sociali, che avrebbero poi dovuto in un certo senso rimodellare un po' il progetto Abramo, soprattutto nelle spese, perché non andavamo più a affittare per un anno delle case, ma andavamo a spendere questi soldi per un diverso motivo, cioè trovare prefabbricati piuttosto che altre situazioni, collocarli in dei terreni confiscati alla mafia oppure case confiscate alla mafia e iniziare a superare così il campo. Questo è a luglio. Noi aspettavamo poi una riconvocazione del tavolo, richiesto come al solito più volte. Sto tavolo non si è più ricompattato. Personalmente, c'è il sindaco che lo può riaffermare, da settembre ad oggi almeno due volte siamo ritornati, almeno io e il sindaco personalmente, a rivedere la questione housing. Ora, quando anche diceva l'assessore non si sono messi più d'accordo, ma chi, assessore, non ci siamo messi più d'accordo? Perché noi dobbiamo decidere quando siamo noi e quando siamo gli assessori. Assessore, dal suo punto di vista, che cosa si è inceppato in questo meccanismo per il superamento del campo di via Garrafiello? Guardi, il primo passo che avevamo stabilito insieme era un terreno e un'abitazione che aveva individuato il vescovo Don Giuseppe, il vescovo di Cerreto Sannì, in provincia di Salerno. Però dobbiamo essere onesti, quella cosa là al tavolo, l'altra volta al comune di Giugliano, l'abbiamo superata, abbiamo detto che era una cosa impossibile, perché mi permetta di dire, assessore, non possiamo prendere una famiglia da Giugliano e andarla a mettere non in una periferia, cioè lontana dal mondo dove non ci sono legami. Abbiamo capito che quello non poteva essere il caso. Lei stesso ha più, cioè l'intuito allora, è stato il suo, l'intuito è stato il suo, quello di pensare ad una diversa tipo possibilità. Però non gravando tutto su Giugliano, io personalmente col sindaco di Giugliano avevamo anche trovato due possibilità sul territorio, due pezzi di terreno, avevamo iniziato a pensare anche alla possibilità di chiedere container gratuitamente a delle Caritas sparse in Italia. Si è bloccato tutto, innanzitutto perché il tavolo, come al solito, non si è più riconvocato, perché non riusciamo a mettere le parti a parlare insieme, perché sembra che poi ognuno... Facciamo parlare l'assessore, assessore, prego. Questa però è la questione, Giovanni. La cosa paradossale che voglio dire emerge da questo nostro confronto: io volete che venga Giuliano domani mattina sono lo so. Non è questo il problema. Il problema è che poi il progetto Abramo è affidato al comune di Giugliano, non è affidato a me personalmente. Certo. Le case non è che le devo trovare io, i terreni non è che li devo trovare io. Certo. Io ci ho messo le risorse. Certo. E allora mi aspetto dall'amministrazione di Giugliano che si stabilisca perlomeno in maniera simbolica uno o due operazioni che portino via delle persone da quel campo. Giustissimo. Fino adesso questa cosa non è successa. La risposta, assessore, che danno un po' tutti i politici, non solo a Giugliano, un po' in generale, e dicono è un problema di cui non ci possiamo fare carico noi come comune, abbiamo già tante difficoltà, siamo già un comune disastrato, questi rom vanno distribuiti su un piano provinciale. Io mi domando, chi lo dovrebbe fare questo piano provinciale per ridistribuire questi rom? Ma il piano addirittura sarebbe regionale, neanche provinciale, così come ci eravamo detti in prefettura. Poi tutto è rimasto fermo, probabilmente anche per, secondo me, per una serie di emergenze che hanno colpito in particolare la città di Napoli, ma non solo la città di Napoli. Detto questo, io sono pronto in qualsiasi momento a riprendere i discorsi. Certo. Ripeto, l'unica notizia buona che mi sembra importante e non certo, è banale, molto importante. Mandiamo questi bambini a scuola, l'unica strada seria per diciamo ricreare una condizione anche di consenso intorno alla presenza di etnie diverse come quelle dei Rom è che questi bambini crescano insieme agli altri, faccio un percorso di istruzione con gli altri,
proviamo a far lavorare le inizino donne un percorso di integrazione. Allora, assessore, noi ci fermiamo per 30 secondi, lei resti con noi anche perché noi abbiamo sentito i Rom, facciamo parlare loro e cerchiamo di capire anche sul problema poi più importante della vicenda, che è quello dei roghi tossici, che cosa sta succedendo. 30 secondi. Dal 1910 le nostre carni sono scelte dai migliori punti vendita e dai più prestigiosi ristoranti, perché da quattro generazioni nella nostra famiglia la carne non è un semplice prodotto, ma una passione tramandata con cura. Selezioniamo i migliori pascoli e allevamenti italiani per offrire prodotti di alta qualità. Grazie ad un'organizzazione sempre all'avanguardia, distribuiamo in tutta la Campania e siamo in grado di offrire soluzioni convenienti al passo con le nuove esigenze del mercato per i nostri clienti. Gruppo Fontana dal 1910, carni di alta qualità. Garantisce da sempre la tua sicurezza. Allora, bentornati in studio, stiamo parlando della vicenda Rom, due le notizie della prima parte. La prima è che il progetto Abramo si è bloccato per i soliti, le solite incomprensioni della burocrazia, io direi così a questo punto, perché non si sa chi deve convocare chi, come si deve procedere. La seconda notizia è quella buona, che pare che finalmente questi bambini Rom abbiano una mano per andare a scuola, che è un primo passo per l'integrazione. Però è inutile girarci intorno, quando parliamo di Rom molti pensiamo ai roghi tossici che infestano in particolare l'area della zona a nord di Napoli. Noi abbiamo ascoltato i Rom perché alcuni giorni fa c'è stata una riunione al Comune di Giugliano proprio sul tema documenti, perché questi Rom non hanno i documenti ormai da due anni, perché nessuno dà loro la residenza, e roghi tossici. Vediamo che ci hanno detto. Allora, tu sei stato parte della delegazione che è andata al Comune. Come ti chiami? Zaim. Zaim, che cosa è uscito fuori da questa riunione? Che non devono più accendere fuoco qua, bruciare queste cose qua. Che cosa abbiamo chiesto però al Comune? Per residenza, che già sono bloccati i documenti. Senza residenza? Non si può fare niente. Né permesso di soggiorno, fare il permesso, niente. Quindi diventiamo illegali. Così. Quasi tutti legali presenti sul territorio diventerete illegali. Giusto. Cioè, il Comune vi ha chiesto per ottenere la residenza di non bruciare più. Sì, e ma voi sapete, chi è che brucia? Quello è il problema grosso. Già ho detto qua a sindaco che qua buttano le macchine, portano pure la mondizia qua dietro, un altro campi pure. Devono mettere qua uno carabiniero, polizia o esercito, che devono mettere un controllo. A voi non dà fastidio? No. No. Già ho detto questa cosa io, proprio stavano pure i poliziotti là. Sì, mi ricordo. E poi... E ci fai vedere dove portano questa roba, per cortesia? Sopra. Vai, vedi sopra. Di là. Ma però le persone dicono sempre che siete voi Rom che portate questa cosa. Sì. Ma è vero o no? Sempre c'hanno ragione. Ma mo per esempio tutta sta roba qua, frigoriferi, cose, chi le viene a sversare? Nessuno. Vedi quella immondizia là. Chi l'ha portata quell'immondizia? Chi l'ha portato? Posano e vanno via. Ecco così. Però la vostra richiesta è quella di avere più controlli. Ecco, giusto. Sì, ma anche di uscire dal campo, no? Abbiamo chiesto. Sì, ma già aspettiamo da 10 anni. Bravo. Ma che cosa fanno? Non hanno cambiato ben niente. Quello è il problema. E intanto poi i bambini che sono in questo campo però non vanno a scuola, perché nessuno ce li porta. No, nessuno. Ma non hanno residenza. È difficile metterli a scuola, come è difficile
la sanità, no? Quando devono andare in ospedale, cioè senza la residenza hanno perso tutti i diritti civili loro, cioè dai, più sia anche qualcuno di loro che aveva sussidi. Perciò voi che cosa chiedete alle istituzioni? Chiediamo per i nostri documenti solo, l'unica cosa quella è. Perché vado io per fare il rinnovo permesso a Napoli, ufficio migrazione, mi chiedono residenza. Vado al comune a ritirare residenza, è chiusa, bloccata. È come uno deve fare. Ma tu da quanti anni sei qui in Italia? Da 30 anni. Sei venuto dalla Bosnia? Dopo la guerra? Ecco, bravo. E, ma avevi avuto in questi 30 anni mai la residenza? Sì, sempre qua a Giuliano. E da quanto tempo non ce l'hai? C'ho da, forse da 2 anni, 1 anno e mezzo. Cioè se ti fermano a te la polizia e i carabinieri, tu che documenti puoi mostrare? Carta d'Italia c'è Roma, però... Scaduta. Come no, che non ce l'ho? Allora, assessore, da questa intervista abbiamo due notizie importanti. La prima, che molti non conoscono, è che i Rom di Via Carrafiello sono al momento senza documenti, cioè non hanno una residenza. Fattispecie, da un punto di vista giuridico, a mio avviso, incredibile, perché non ci può essere un cittadino che vive in Italia e che non ha una residenza. La seconda notizia, che a me pare altrettanto importante, è che a chiedere i controlli, cioè a chiedere i carabinieri, i militari, i poliziotti, per far sì che non avvengano determinati eventi delittuosi come i roghi tossici, sono i Rom stessi. Allora, guardi, sulla prima questione evidentemente dobbiamo sollecitare un'ispezione da parte del Ministero dell'Interno, perché come lei sa, l'anagrafe in particolare è un servizio statale al quale i comuni non si possono sottrarre, né lo possono porre a condizioni: se fai questo, se non fai questo, te la do o non te la do la residenza. E lì ci sono bambini e persone nati a Carrafiello e che sono cresciuti a Carrafiello, quindi è veramente singolare questa situazione, ma dovremo chiarire. Evidentemente è il momento forse di battere un colpo. Sulla seconda questione, naturalmente io con grande rispetto per il nostro amico Rom devo dire che probabilmente non è esattamente così. Probabilmente loro si prestano ad accogliere, se non addirittura a ritirare, voglio dire, le cose che voi vedete. Io ci ho parlato, io non vorrei che facessimo tutti lo stesso errore. Cioè... No, tu vuoi sostenere che gliele portano e loro non se ne accorgono. No, io però, assessore, lei mi permetta, io non sono d'accordo con questo loro, nel senso che io ho parlato con dei ragazzi che stavano lì e loro mi hanno detto: guarda Giovanni, noi abbiamo fatto a botte con altri Rom per non fargli più sversare i rifiuti. Cioè, ma io che devo fare? Lo devo ammazzare a questo e poi devo andare in galera per fargli capire che i rifiuti non vanno bruciati? Lo deve fare un poliziotto. Cioè, l'idea di dire sono i Rom, e a questo punto, come giustamente lei ha detto, se sono i Rom che bruciano non gli do la residenza, no, questo ricatto, a mio avviso, che non sta né in cielo né in terra, è l'idea che, diciamo, noi diciamo che sono tutti, indistintamente, perciò no, a quel punto non se ne salva nessuno. Ma io infatti non mi riferivo, io quando facevo questo discorso non mi riferivo ai Rom in particolare, mi riferivo agli italiani. E... certo. Italiani intendo dire le persone, perché sono italiani pure i Rom, alle persone che approfittano di questa presenza per risolvere problemi in maniera illegale, cioè per liberarsi dei rifiuti, probabilmente ingaggiando o chiedendo a questi nostri concittadini di liberarli da questo tipo di rifiuti. Quindi insomma che possano arrivare lì i rifiuti inconsapevolmente da parte di quelli che abitano lì mi sembra paradossale, no? Cioè non ci crede nessuno, diciamo la verità. È evidente, ma loro lo sanno che ci arrivano, però dicono: se non c'è qualcuno che sorveglia, mica la possiamo fare noi la sorveglianza. Loro questo mi dicevo, mica siamo noi i carabinieri o i poliziotti. Ci sono dei Rom che purtroppo delinquono e non siamo noi Rom che non vogliamo che questi delinquono, che vorremmo vivere onestamente, a poter fermare questi Rom. Questo è quello che dicevano, no, Don Francesco? Vabbè, tu c'eri stamattina, no? Dicono questo e dicono tante altre cose, perché noi, voglio dire, volendo ci possiamo trovare mille scuse,
Ma io sinceramente stamattina ritornando con te là, e tu lo sai bene, i rom in parrocchia da me ci stanno tutti i santi giorni, no? Io adesso io capisco tutto, capisco le difficoltà, ma io quello che non riesco a capire è com'è possibile che abbiamo 900.000 euro, che non sono proprio 4 centesimi, e io, non, io devo andare ancora nel campo stamattina e pensare che quei ragazzini potrebbero stare altrove e invece stanno ancora là. Lo pensiamo tutti, lo pensa anche l'assessore. Posso fare una proposta banale? Dico, noi abbiamo questi 800.000 euro, una parte li prenderemo per mandare questi rom a scuola, e questo, diciamo, mi sembra già un passo fondamentale per cambiare la vita di quei ragazzi, anche perché, come avete visto nella prima parte del servizio, io ho chiesto a tutti quei ragazzi adolescenti che erano lì se avevano mai fatto un giorno di scuola e mi hanno risposto tutti di no. Cioè sono 20 anni che noi già abbiamo perso. Però siccome abbiamo questi soldi e siccome non penso che domani si troverà la soluzione per via Garrafiello, una parte possono essere stanziati per prevedere dei controlli straordinari in quel campo, che siano fatti con un accesso da una vigilanza privata, che siano fatti da un'organizzazione pubblica come la polizia e i carabinieri. Perché a me pare assurdo che in un luogo dove si compie un delitto tutti i santi giorni, perché lo sversamento di rifiuti abusivi è un crimine, però poi nessuno vada mai a controllare se non una volta all'anno, e poi lì ritroviamo l'ammasso di rifiuti. Secondo lei si può chiedere che ci siano dei controlli più serrati su quella zona, proprio come hanno chiesto i Rom, non noi? Allora, i controlli vengono chiesti costantemente, vengono chiesti anche dal sindaco, più volte l'ha rappresentato al prefetto questa necessità. Naturalmente non possono essere incentivati i controlli con i soldi destinati all'assistenza sociale e rom. Però questo è un tema che possiamo porre anche a livello di Ministero dell'Interno, perché il Ministero dell'Interno invece potrebbe assegnare delle risorse in termini di uomini o in termini di denaro per avere un controllo più efficace. Però mi consente di dire una cosa, insomma, io veramente ho grande rispetto per queste persone, me ne occupo da oltre 10 anni, però pure è difficile credere che davvero il problema sia che il campo non è adeguatamente sorvegliato, per cui poi la gente va a versare i rifiuti. Sì, però assessore, loro... io le dico una cosa, se noi adesso, io adesso ho un capo famiglia che vuole andare via da quel campo, c'è un capo o due o tre grandi famiglie che raggiungono la cifra di più di 120 persone, vogliono andare via da quel campo, noi abbiamo i soldi, possiamo aiutare quella gente ad andare via da quel campo, così almeno con questi 120 risolviamo il problema di non dire loro, non loro, fanno, non fanno, questi se ne vogliono andare, non ce la fanno più a stare lì dentro. Giovanni l'ha sentito, uno di quelli ha detto qua facciamo a botte, Giovanni c'eri tu, e ti rischiamo addirittura di farci male, perché la condizione nel campo in questo momento secondo me è diventata pure un po' critica, perché qualcuno proprio non resiste più in quello stato. L'altra settimana sono andati loro al comune, ancora una volta noi associazioni abbiamo provato a fare Cuscinetto, ma Cuscinetto tra che cosa? Se io che sono un prete sono stato scortato dalla polizia per parlare col sindaco, non possiamo arrivare a tutto questo, assessore, dobbiamo conciliare un po' le cose. Allora, chiudiamo la trasmissione, abbiamo la promessa dell'assessore di fare quello che già sta facendo, cioè di interessarsi al problema e di far sì che questi soldi stanziati non vengano buttati, perché è una grande opportunità. Abbiamo io vorrei chiedere un'ultima cosa, abbia pazienza. Questi soldi devono essere utilizzati, perché sennò il comune di Giuliano ce li deve ridare, ma non perché per un dispetto, certo, ma perché sono le regole amministrative. Quindi il comune di Giuliano dovrà tirare fuori 900.000 euro se non li usa. Non so se mi sono spiegato. Certo, è chiaro. E poi c'è anche l'altro tema della residenza, perché io convengo con le assessore che la residenza non può essere uno strumento di ricatto, la residenza è un diritto e sui diritti nessuno può utilizzarli per fare, per chiedere qualcosa, per i diritti non si deve dare nulla in cambio. Allora io ringrazio l'assessore Morcone, col quale ci aggiorniamo fra un mese per capire se c'è stato qualche passo in avanti, e noi speriamo di raccontare la storia almeno di qualche ragazzo, di qualche bimbo rom che sta andando a scuola nel frattempo, e ci aggiorniamo anche con Don Francesco per capire la situazione. Ma permettimi di ringraziare Morcone, perché senza di lui staremo ancora 100 passi indietro, anche per, devo dire, per le idee che porta quando è al tavolo.
perché delle cose che lui comprende meglio di me e di noi associazioni, se non ci fosse stato lui, delle cose non le avremmo manco immaginate. Quindi se si blocca da qualche parte, assessore, dobbiamo insistere per sbloccare lì dove si blocca. Sì, sicuramente, anche perché il comune di Giugliano è un comune che non riesce, diciamo, a risolvere problemi molto più semplici, la vedo un po' complessa, quella di affrontare il tema dei Rom, cioè qua siamo al non riuscire a mettere un cartello stradale, immaginiamoci se riusciamo ad affrontare il problema dei Rom. Grazie assessore, buona giornata e grazie sempre per la sua disponibilità anche ad affrontare temi spinosi come questo. Ci rivediamo al più presto. Allora, Don Francesco, noi abbiamo provato anche oggi a smuovere un po' le acque e il nostro ruolo, cerchiamo di far capire che a 500 metri dal centro di Giugliano e a 4 chilometri da Piazza del Plebiscito, 8 chilometri da Piazza del Plebiscito, ci sono delle persone che vivono in condizioni, che dire, disumane e dire poco. Grazie per averci seguito, restate con noi, c'è il telegiornale.